Grazie Presidente. Ritenevo insomma opportuno sottolineare che insomma questo fa parte di un percorso importante di risistemazione dei conti delle istituzioni culturali e ovviamente evidenziare che la criticità che oggi andiamo a riscontrare rispetto a questo ritardo è un'eredità insomma delle amministrazioni passate che hanno previsto dei tagli senza poi rivedere quello che era il contratto di servizio legato a Zetema, quindi creando un buco di bilancio molto importante e quindi da quegli anni in poi di fatto non è stato più possibile prevedere una risistemazione, un accoglimento di quelli che sono stati i bilanci successivi. Quindi c'è stato tutto un lavoro molto complesso, non visibile, di revisione di questi bilanci da parte di questa amministrazione, per il quale insomma è una serie di mutamenti a livello politico, quindi con la cessione insomma delle scuderie del Quirinale per scelta del governo nazionale proprio il nostro ingresso e ricordo la Casa del Jazz. Quindi il nostro voto sarà favorevole proprio riconoscendo che si va avanti proprio nel percorso di risanamento di questi bilanci e anche per quanto riguarda il Palazzo delle Esposizioni portiamo a chiusura questo importante obiettivo prima della fine del mandato. Grazie.